cosa che non si può accettare, soprattutto da noi ragazzi, che siamo, diciamo, il futuro. Quindi dobbiamo far sì che le cose migliorino. E come fare? Possiamo farlo soltanto mostrando la nostra vicinanza a coloro che hanno più bisogno, come stiamo facendo oggi, come stiamo facendo con le iniziative che abbiamo avuto a scuola, come stiamo facendo tutti. Dopo 2 anni di pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero e non ne siamo ancora usciti, perché non ne siamo ancora usciti, siamo qui adesso in piena emergenza di una guerra assurda alle porte dell'est della nostra Europa. È inimmaginabile che nel 2022 si dovesse ritornare a parlare di guerra, ci si dovesse preoccupare del pericolo di una guerra mondiale. Io, come voi, sono vicina al popolo ucraino che in questo momento sta soffrendo.